oggi siamo qui a Treviglio con Riccardo Bellofiore, professore all'Università di Bergamo. Volevamo iniziare con una domanda biografica, ovvero com'è nata la sua passione per l'economia? Io non so se ho una passione per l'economia, in realtà io non ho studiato economia, io ho studiato giurisprudenza. Non che volessi fare una carriera di giurisprudenza, ma quello che mi immaginavo era poi di fare qualcosa tipo scienze politiche. I miei amori erano tutt'altro, storia, letteratura, filosofia. Il fatto è che l'età forse conta. Io sono andato all'università nel 71 e il liceo l'ho fatto a Torino. La prima liceo, quando sono arrivato a Torino con i miei genitori, era il settembre del 1968. Quindi eravamo proprio tra il 68 e il 69. Io sono figlio di un funzionario di polizia, lui girava molto per l'Italia. Nel maggio del 68 io ero a Taormina, le mie letture erano di pensatori liberali, che non mentisco, come Raymond Aron, per dirne una, oppure Il mondo di Panunzio, forse voi non sapete, ma era uno dei grandi come dire, riferimenti del liberalismo progressista. Il Vecchio Espresso, che era praticamente una specie di materasso, no? Una coperta, quindi era molto molto anche difficile da aprire, ma era anche difficile perché aveva un supplemento di economia e io non lo capivo. A Torino mi sono radicalizzato, non tanto per l'influenza del 68, più in parte il liceo, ma soprattutto le lotte dei lavoratori, essenzialmente. Questo è, per forza di cose, determinava un interesse per le tematiche economiche. C'è anche una sorta di idea, se volete, un lontano, tra virgolette, maschilismo, visto che un ricordo del genere c'è anche in alcune pagine di Fernando Vianello. Allora si pensava che l'economia fosse il centro della società, quindi interessarsi dell'economia era essere al centro. E quindi quello che un po' avvenne è che io cominciai a studiare economia per conto mio, a leggermi, che ne so, il manuale di Suisi, ma c'era una certa difficoltà. Poi la politica, io ero un simpatizzante del manifesto, quindi poi entrai anche, mi tesserai nel partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Nel 1973-74 decisi di finalmente andare ad un corso di Claudio Napoleoni. Claudio Napoleoni faceva allora, dal 71, molti corsi in università. Io stupidamente non ci andai, poi li ho recuperati, per la verità, le sbobinature, ma non ci andai. Lui fece in sequenza tutte le grandi opere economiche di Marx, il capitolo sesto inedito, poi fece il Capitale, poi fece Grundrisse e le teorie sul plusvalore. Faceva anche un corso che si chiamava di politica economica e finanziaria. In quel corso lui faceva l'economia neoclassica e keynesiana macroeconomica, ma contemporaneamente, con pari dignità, faceva Lenin, Luxemburg, Barone Suisi, Mattick e così via. Io però non ero mai andato. Nel 73-74 un amico mi disse: beh, ora o mai più. Lui fece un corso sull'economia italiana dal 45 al 73-74, era di fatto basato sugli stessi temi di questo libro di Mariano D'Antonio, un bellissimo libro, è un corso che sarebbe da pubblicare, magari una volta lo pubblicherò se riuscirò. Quello che lui fece allora fu, in un corso del tutto introduttivo, di raccontare, poi mi resi conto che era di fatto una testimonianza personale, gli episodi dell'economia italiana, esperienza personale perché lui era stato presente in molti di questi episodi, in qualche misura era anche una critica, superamento della sua esperienza, ma poi per darci conto delle interpretazioni dello sviluppo e della crisi dell'economia italiana, lui fece prima il modello neoclassico, poi il modello keynesiano, poi il modello marxiano e poi il modello straffiano neo-ricardiano. Diciamo che il mio imprinting è questo: da un lato, prima metà degli anni 70, Napoleoni, dall'altro il gruppo del manifesto, Rossana Rossanda, ma forse soprattutto in quel periodo Lucio Magri.
La seconda metà degli anni 70 è significativa, perché io a quel punto cominciai a riempire il mio piano di studi di corsi di economia, ma la situazione politica e sociale era cambiata, cioè da una crisi sociale per me molto indotta dalle lotte operaie di allora, o che erano integrate alle lotte sociali, al primo femminismo, alle lotte studentesche e così via, l'esperienza politica dei cosiddetti gruppi della sinistra extraparlamentare fallì, mentre la crisi cambiava natura, diventava una tipica crisi da ristrutturazione, una grossa ristrutturazione dall'alto del capitale. A questo punto, sia teoricamente che politicamente, io ho una qualche forma di spostamento, diciamo così. Teoricamente divento sempre più vicino, e poi magari ne parleremo, al nascente circuitismo, quindi Augusto Graziani. Politicamente entro in contatto con compagni di Primo Maggio. Primo Maggio era una rivista, si potrebbe definire di discendenza operaista, ma è un operaismo che non aveva praticamente nulla a che fare con la linea che io ritengo razionalista di Tronti e di Negri, e quello che chiamerei un operaismo razionale. Si raccoglieva essenzialmente attorno a Sergio Bologna, che ancora oggi fa secondo me delle analisi sociali di grande interesse, e c'era un gruppo di compagni torinesi, in particolare Marco Revelli, molto diverso da quello che conosciamo adesso, che lavorava soprattutto alla Fiat ed era di provenienza Lotta Continua, e Marcello Messori, che adesso è editorialista del Corriere della Sera, allora era come me, lui era proprio allievo di Napoleoni, lavorava direttamente con Napoleoni, io sono sempre stato prima studente, poi studioso di, lo reputo un mio maestro, ma non ho mai avuto un rapporto accademico diretto. In secondo luogo, come me, cercava di tenere insieme il tema del valore, discendenza da Napoleone, se vogliamo, il tema della moneta in rapporto con Augusto Graziani. Questo gruppo torinese a un certo punto si evolse, Messori andò a Roma, ci fu la sconfitta operaia del 1980, io entrai più o meno in quel periodo anche ufficialmente nella redazione di Primo Maggio. È più o meno da quel periodo, 1979-1980, che io, tra virgolette, esisto come economista. La mia intenzione, in verità, era quella di leggere e studiare. Mi sono cominciato a scrivere per una serie di cose, ho imparato un sistema per essere originale. Basta inserire in un apparato teorico un piccolo errore e seguire l'errore coerentemente e voi vi costruirete un vostro sistema. Allora, le cose che io vi racconterò in qualche modo sono l'insieme della mia deriva a partire da questi e altri incontri di